Una buona serata e benvenuti a questa seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo come di consueto con i numeri odierni dell'emergenza Covid nella nostra regione. L'impennata dei contagi in Abruzzo infatti prosegue, oggi sono quasi 5.000 i nuovi positivi, ma soprattutto si registra un balzo nelle terapie intensive. Il tasso di positività complessivo calcolato sulla somma dei tamponi molecolari dei test antigenici è pari al 9,8%. Nel secondo giorno di zona gialla, alla luce dell'aggiornamento odierno, l'Abruzzo registra un rapido peggioramento degli indicatori. Il tasso di occupazione dei posti letto infatti nel giro di 24 ore schizza al 18% per le terapie intensive, più 4%, e sale al 26%, più 1% per l'area non critica, a fronte di soglie da zona arancione rispettivamente del 20 e del 30. L'incidenza settimanale dei contagi per 100.000 abitanti è invece a 2.275. La soglia limite è 150. Il dato sui ricoveri in area medica è passato da 216 a 338 unità nel giro di 7 giorni, con un incremento pari al 56%. La variazione sale addirittura al 111% considerando due settimane. La variazione delle terapie intensive nel giro di 7 giorni è invece pari al più 33%. Il dato sui ricoveri in due settimane è passato da 184 a 370 pazienti ospedalizzati, con una differenza del più 102%. E a livello di numeri oggi sono 4.996 i nuovi casi di Covid accertati nelle ultime ore. Del totale 3.778 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il tasso di positività calcolato sulla somma di tamponi molecolari e test antigenici è pari al 9,8%. I nuovi positivi hanno un'età compresa tra un mese e 99 anni. Si registra, come detto, un balzo dei ricoveri che passano dai 339 di ieri ai 370 di oggi, con un brusco incremento delle terapie intensive. Due decessi recenti, i guariti invece superano quota 90.000. A livello territoriale i numeri più alti sono ora quelli del Teramano, dove l'incidenza settimanale dei contagi per 100.000 abitanti è a 2.407, seguito dal Chietino con 2.350, poi c'è la provincia di Pescara con un'incidenza pari a 2.057, chiude l'Aquilano con 1.764, unico territorio a mostrare ancora un valore inferiore a 2.000. Del totale dei casi accertati in Abruzzo, 817 in più sono registrati in provincia dell'Aquila rispetto a ieri, 1.398 in provincia di Chieti, 1.279 in più rispetto a ieri in provincia di Pescara, 1.280 in più in provincia di Teramo e 80 per persone che risiedono fuori regione. E l'unità di crisi Covid dell'ASL di Teramo si è riunita per adottare misure urgenti in modo da far fronte all'impennata di ricoveri correlata al picco della pandemia. Per far fronte all'aumento di pressione sugli ospedali, oggi l'unità di crisi ha disposto la riapertura della rianimazione Covid del terzo lotto del Mazzini. Finora erano aperti solo alcuni posti dedicati e isolati nelle rianimazioni. Per ora con 6 posti letto. Inoltre da oggi all'ospedale di Atri la riabilitazione sarà riconvertita in reparto Covid con 19 posti letto e nelle prossime ore anche la medicina di Atri diventerà reparto Covid. Contemporaneamente sono state accorpate le chirurgie e ortopedie degli ospedali di Atri, Giulianova e Sant'Omero e l'Otorino e la chirurgia toracica del Mazzini. Per il momento non è stata bloccata l'attività chirurgica in modo da garantire comunque il trattamento di altre patologie extra Covid. L'unità di crisi ha anche aumentato da 30 a 35 i posti letto nella RSA di Bivio Bellocchio, dove confluiscono i pazienti in via di guarigione. A stamattina i ricoveri di pazienti positivi in tutte le strutture ASL erano 104. Ci troviamo di fronte ad una situazione molto impegnativa ma sostanzialmente diversa rispetto alle precedenti ondate, ha spiegato il direttore generale dell'ASL di Teramo Maurizio Di Giosia, in quanto se precedentemente i ricoveri erano sostanzialmente causati dalla gravità di patologie causate dal coronavirus, adesso si tratta più che altro di ricoveri causati da patologie ordinarie, ma su pazienti malati di Covid che dunque necessitano della degenza in reparti ad hoc. E parliamo di trasporti adesso, perché la mancanza di personale specifico fa già storcere il naso ai sindacati. A sole 24 ore dall'entrata in vigore del Super Green Pass e dell'obbligo di mascherina
FFP2 sui mezzi pubblici. A Pescara la CGIL è preoccupata anche per il diffondersi della variante Omicron che fa registrare diverse assenze tra il personale. Stefano Recanati. Il day after l'entrata in vigore del Super Green Pass e della mascherina FFP2 obbligatoria sui mezzi pubblici, anche quelli urbani, non ha lasciato indifferente i lavoratori di questo settore, che si dicono in difficoltà per quanto riguarda il controllo proprio del certificato verde rafforzato. Il controllo del Super Green Pass, diciamo, e che bisogna indossare la mascherina FFP2 è stato delegato ai verificatori dei titoli di viaggio. Attualmente il servizio urbano di Pescara ne ha in forza, non ricordo bene se 4 o 5. Va da sé che per controllare una mole di corse giornaliere che in un periodo invernale scolastico si attestano a circa 900 corse più le corse suppletive, risulta essere, diciamo, un numero abbastanza esiguo per espletare un controllo capillare relativo al quadro normativo. Ci pare di capire che in una corsa classica potrebbero salire delle persone che non hanno Green Pass e non essere controllate. Sì, perché, diciamo, questo controllo per il primo giorno, diciamo, è stato espletato prioritariamente alla partenza, proprio qui dal terminal. Va da sé che comunque in itinere potrebbero comunque salire delle persone che sono sprovviste del Green Pass oppure della mascherina FFP2, e spesso come personale viaggiante, come autisti, ci troviamo anche in difficoltà. E l'espandersi a macchia d'olio della variante Omicron sicuramente creerà dei problemi anche a questo settore. In tanti autisti e controllori che in questi giorni non sono al lavoro e potrebbero verificarsi delle soppressioni delle corse. Sì, si potrebbe verificare tranquillamente una situazione del genere. Molte corse attualmente vengono espletate soprattutto grazie al personale viaggiante che si sta prestando a una mole di straordinari veramente veramente alta. In questo caso la CGIL cosa chiede? Ma noi chiediamo delle disposizioni aziendali su come comportarci, perché non avere, diciamo, delle disposizioni da, diciamo, applicare nell'espletamento del servizio ci pone in una condizione veramente di difficoltà. È un avvio di anno nero per i gestori di locali da ballo e intrattenimento. La chiusura decisa dal governo fino al prossimo 31 gennaio ha aggravato lo stato di crisi del settore, che chiede aiuti immediati per non affondare. Paolo Renzetti. È un momento difficile, drammatico per gli esercenti dei locali da ballo, delle discoteche, dei locali di intrattenimento. Chiusura fino al 31 gennaio, le feste che praticamente non ci sono state. Per voi Cardelli, quali sono le prospettive del settore? Se parliamo di prospettive, in questo momento non siamo per niente ottimisti. Sorrido perché probabilmente non viene considerato quello che è successo, cioè dal mese di dicembre, ma anche prima, perché chiaramente non ci scordiamo che anche se si sono riaperte le attività, tutte le attività sono soggette a numerose restrizioni che comunque tagliano parte del mercato, e quindi comunque lavori già al 50%. Poi addirittura il 23, se non sbaglio il 22 di dicembre, sono state di nuovo chiuse le attività, anzi la settimana prima, da ballo, considerando che tantissime attività fanno un'attività di ristorazione abbinata all'attività di ballo, quindi tagliando un'ulteriore percentuale di ipotetica utenza. Dal 6 di dicembre, diciamo che c'è stato un crollo verticale, sia per paura del contagio, sia per queste restrizioni, sia per l'inserimento dello strumento del Green Pass, che comunque è stato interpretato o comunque spiegato male, perché tutti pensavano che fosse necessario un determinato meccanismo, invece non lo era. Quindi è stato un mese veramente brutto, per non parlare quello di gennaio, che chiaramente c'è stato un crollo, io direi anche del 100% delle attività. Io credo che siano necessari il prolungamento della cassa integrazione, che nel caso del settore Horeca, che quindi ristorazione, intrattenimento, ballo, si chiama FIS. I ristori devono, credo, ma ho sentito già che comunque si parla di qualche cosa, ma devono essere congrui, non devono essere l'elemosina di Stato per pagare la bolletta del gas, cioè devono essere delle cose importanti, perché chiaramente a cascata non siamo solo noi a non lavorare, ma i fornitori, i dipendenti, c'è tutto un indotto nel mondo del turismo e dell'intrattenimento che deve essere considerato, che è l'asse portante della città, in questo caso di Pescara.
Novara, ma comunque di tutta la nazione. Quindi è stato veramente un periodo forse anche peggiore degli altri, anzi io senza ombra di dubbio lo definisco il peggiore in assoluto, perché quando ti hanno chiuso, si è interrotta l'attività, adesso tu sei aperto ma vuoto, quindi comunque continui a pagare tutto quello che bisogna pagare necessariamente, il che senza nessun tipo di incasso, quindi è un bagno di sangue. Un infermiere del lab vaccinale di Ancona fingeva di iniettare la dose del vaccino anti-Covid per consentire, dietro compenso, di scaricare illecitamente il Green Pass. Arrivavano da tutta Italia per acquistare la finta vaccinazione, tra i clienti anche due abruzzesi, Giuseppe Dintino. Somministrava il vaccino anti-Covid, ma la dose, piuttosto che nel corpo dell'utente, finiva dritto nei rifiuti. Un gioco di prestigio di cui però la polizia ha scoperto il trucco. Un infermiere anconetano di 51 anni è stato arrestato. In un hub vaccinale del capoluogo marchigiano aveva messo su un sistema che permetteva ai suoi clienti, tra cui due abruzzesi, di ottenere illecitamente il Green Pass. La certificazione verde, ottenibile solo a seguito di vaccinazione o guarigione, è divenuta sulla scorta degli ultimi decreti indispensabile per fruire di ogni luogo di socialità e cultura. Oggi è necessaria pure per consumare all'aperto, per lavorare, perfino per andare in giro anche in caso di contatto stretto con un positivo. Alcuni irriducibili, piuttosto che vaccinarsi o ritirarsi dalla società, preferiscono pagare per un certificato falso o illecitamente ottenuto. L'infermiere anconetano riceveva 300 euro per ogni falso vaccino, sostiene la polizia, prezzo poi alzato a 450. Quattro complici, arrestati insieme all'infermiere, facevano da intermediari con i clienti, circa 50 persone, tra cui un 31enne di Pescara e una 32enne di Montesilvano, ora sottoposti all'obbligo di dimora e all'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. Le forze dell'ordine hanno proceduto a 24 perquisizioni personali e locali e al sequestro di 18.000 euro, ritenuti provento del business. Smontato così un sistema che attirava clienti da tutta Italia. L'indagine è partita un mese fa a seguito della denuncia di un medico del hub vaccinale che aveva notato alcune anomalie. L'infermiere ha provato a corromperlo, ma il medico ha deciso di riferire tutto alle forze dell'ordine. Da lì sono scattate le intercettazioni e la videosorveglianza che hanno permesso di appurare il tutto e di procedere ieri all'arresto. Le accuse per l'infermiere non sono state formalizzate, ma probabilmente i reati contestati sono quelli di corruzione e peculato e forse truffa ai danni dello Stato per lo spreco dei vaccini. Quello marchigiano non è di certo il primo caso del genere, dai Green Pass contraffatti ottenuti sul web alle finte vaccinazioni, dall'utilizzo del certificato altrui fino ai falsi positivi. Fatta la legge, si fa presto a trovare l'inganno per aggirare una misura politica sempre più stringente. Proposta del Movimento 5 Stelle di Pescara per open day specifici a favore dei cittadini che il 1 febbraio prossimo vedranno scadere il proprio certificato verde. Critiche anche alla campagna vaccinale gestita in città. Sola, voi come Movimento 5 Stelle avete proposto degli open day per i prossimi giorni per quelle persone, quei cittadini che hanno il Green Pass in scadenza, che si sono vaccinati in estate e che devono fare la terza dose? Sì, noi già nell'ultimo Consiglio Comunale prima di Natale avevamo sollevato il tema, perché già in quei giorni chi avesse voluto prenotare la terza dose avrebbe visto come data utile la metà, se non la fine di febbraio. Nel frattempo però nulla è stato fatto da parte dell'amministrazione comunale, che soltanto dopo Capodanno ha preso di petto la situazione, intanto cercando la disponibilità di un secondo hub vaccinale, come è stato confermato nelle ore scorse. Situazione che però non risolve chiaramente una parte del problema importante, cioè quella di chi ora, con le nuove disposizioni governative, dal 1 febbraio vedrà scadersi il Green Pass senza la possibilità, appunto, nel frattempo di poter provvedere, e non facendo in tempo chiaramente a prenotarsi nell'unico al momento disponibile hub vaccinale, e non avendo tempo di farlo nel secondo hub, che non sarà pronto prima di 7-8 giorni, come è stato dichiarato ieri in Consiglio Comunale dal vice sindaco Santilli. Come Movimento 5 Stelle, come giudicate la gestione della campagna vaccinale in generale a Pescara?
Alti e bassi, sicuramente in questa fase c'è stata molta superficialità, perché questo appunto era un tema che era già noto ormai da settimane. Si sapeva che l'aumento dei contagi da una parte e l'aumento delle richieste per le terze dosi avrebbe probabilmente creato una situazione di ingolfamento che poi effettivamente si è verificata. Quindi la nostra proposta in questa fase delicata e stringente è quella appunto di aprire un'interlocuzione immediata con la ASL per filtrare queste liste di attesa e concentrarsi su chi si trova nella sfortunata situazione temporale di questa parentesi, nella quale tra 20 giorni appunto si rischia di non poter avere il certificato verde, che ormai insomma sarà indispensabile per la maggior parte delle attività quotidiane. E come sapete, si è spento nella notte ad Aviano all'età di 65 anni il presidente del Parlamento europeo David Sassoli, un lutto che colpisce anche la nostra regione. Sassoli era infatti sposato con l'aquilana Alessandra Vittorini, già soprintendente per l'Aquila e il cratere. Con la scomparsa di Sassoli l'Abruzzo perde un amico che aveva trovato nella nostra terra la gioia familiare, ha dichiarato il presidente della regione Abruzzo Marco Marsiglio. L'Italia intera perde un uomo che aveva onorato il paese nelle più alte istituzioni europee. Sentiremo la mancanza del suo tratto gentile e misurato, che ne facevano un amico sincero e un competitore leale. Alla sua famiglia, ai suoi cari, alla sua comunità politica così troppo presto privata del suo affetto, vanno le sincere e commosse condoglianze mie personali e della giunta regionale che rappresento. Cordoglio è stato espresso anche dal sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, a nome dell'intera città. Fu tra coloro, ricorda il primo cittadino aquilano, che raccolsero l'invito delle istituzioni locali a farsi parte diligente per la risoluzione del problema della restituzione tasse per le aziende del cratere. Alla moglie Alessandra Vittorini, nostra concittadina ed ex soprintendente per i territori colpiti dal sisma del 2009, e ai figli va il pensiero commosso di tutta la nostra comunità. E ormai è deciso, il nuovo ospedale di Teramo sorgerà a Piano Dace, costerà 260 milioni e sarà pronto nel 2028. A confermare la fattibilità del progetto è stata l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì, nel corso di una riunione che si è tenuta con i vertici aziendali dell'ASL teramana e con i rappresentanti politici del territorio. L'ultimo nodo da sciogliere è come reperire una parte della somma necessaria che ancora manca. Intanto in strada il comitato Promazzini ha inscenato un sit-in di protesta. Tania Bonnici Castelli. È deciso, il nuovo ospedale di Teramo si farà e sarà realizzato nell'area di Piano Daccio, periferia est del capoluogo aprutino, a ridosso della Teramo Mare e del centro commerciale Gran Sasso. Costerà 260 milioni di euro e offrirà 50 posti letto per acuti. Una megastruttura che si dovrebbe completare entro il 2028 e che renderebbe Teramo molto attrattiva dal punto di vista sanitario e non solo. L'imprimatur definitivo è arrivato dall'assessore alla sanità della Regione Abruzzo, Nicoletta Verì, che ha voluto incontrare personalmente, proprio nella sede dell'ASL teramana, i vertici aziendali e i rappresentanti politici regionali del territorio. Nel corso della riunione l'assessore Verì ha condiviso la scelta del sito effettuato dall'ASL di Teramo e la necessità di costruire un nuovo e moderno nosocomio per rilanciare l'offerta sanitaria teramana. Ha poi analizzato nel dettaglio i costi e i modi dell'operazione. Dei 260 milioni necessari ne sono già disponibili 120, risparmiati nel corso di questi ultimi anni. Altri 40 saranno reperiti attraverso fondi statali per l'edilizia sanitaria, ma ne mancherebbero 100 di milioni per raggiungere l'intera somma. Su questo ultimo punto non ci sarebbe ancora una decisione definitiva su come reperire i finanziamenti. Le opzioni potrebbero essere quelle di puntare su un project financing con il coinvolgimento dei privati o procedere alla richiesta di altri fondi pubblici. Intanto, contemporaneamente alla riunione che si teneva in circonvallazione Ragusa, si è svolto un sit-in di protesta da parte dei sostenitori del Comitato Promazzini, che hanno ribadito il proprio sì al nuovo ospedale, ma da ricostruire su quello vecchio. Il timore che l'attuale nosocomio teramano resti una scatola vuota e l'intero quartiere circostante di Villa Mosca possa morire lentamente. Sull'argomento però il direttore generale dell'ASL di Teramo, Maurizio Di Giosia, è stato categorico. Il Mazzini sarà riconvertito, diventerà la sede di tutti gli uffici aziendali e degli ambulatori specialistici, non perderà alcuna attrattiva.
Problematiche di natura tecnica fanno tardare l'apertura del ponte sulla Lento a Francavilla al Mare, prevista inizialmente per il mese di agosto. Un'opera strategica, sottolinea il sindaco Luisa Russo, costata 2 milioni di euro, che unirà la zona sud con quella nord della città. Sindaco, ci sarà uno slittamento per vedere l'opera completata del ponte sulla Lento a Francavilla? Sì, si tratta di uno slittamento, devo dire, di circa 2 mesi, quindi uno slittamento che non mi preoccupa particolarmente. Sarò attenta a che venga rispettato il cronoprogramma che mi è stato presentato dalla ditta e dal direttore dei lavori, ma sono certa, insomma, che tutto che saranno in grado di rispettare i termini indicati. Quali sono i problemi che poi hanno scaturito questo slittamento? Problemi di natura tecnica proprio all'inizio dei lavori, però adesso hanno risolto tutto, pare che stiano andando speditamente. Fra pochi giorni vedremo già emergere la parte visiva del ponte, che quindi nel giro di pochi mesi, insomma, modificherà lo skyline di Francavilla. Un'opera importantissima anche per quanto riguarda poi quello che sarà il turismo estivo. Sicuramente non si farà in tempo per l'estate 2022, ma per quella prossima sicuramente è un'opera importantissima per la cittadinanza. Io ritengo di sì, perché è un'opera che collega la zona nord e la zona sud di Francavilla, ma che collega tutto il territorio abruzzese, non solo francavillese, quindi andrà a completare la pista ciclabile anche alla luce del finanziamento che abbiamo appena ottenuto per la realizzazione della pista ciclabile dal porto fino al confine sud di Francavilla. Quindi, insomma, sarà importante sia la realizzazione del porto che la realizzazione della pista ciclabile. Sarà una delle prime opere per quanto riguarda il sindaco di Francavilla dopo la sua elezione. Sì, è un'opera che era già stata appaltata, era già in corso, quindi io mi occuperò di seguire i lavori. La parte della pista ciclabile invece sì, sarà una delle prime opere. Abbiamo tantissime opere da realizzare grazie ai finanziamenti arrivati e grazie anche ai finanziamenti che speriamo di conseguire con il PNRR. Si è insediato ieri il tavolo tecnico per il restyling del nuovo stadio Adriatico Cornacchia. Si lavorerà ad un progetto sostenibile finanziariamente che rispetti i vincoli a cui è stato sottoposto l'impianto. Un tavolo tecnico per capire e ragionare sulla fattibilità di un restyling dello stadio Adriatico Giovanni Cornacchia di Pescara, che possa essere realizzabile sotto l'aspetto culturale, considerati i vincoli esistenti, ma anche sportivo e con una sostenibilità economica. Questo è l'obiettivo su cui lavorano Regione Abruzzo, Comune di Pescara, Pescara Calcio, Credito Sportivo e Soprintendenza, che ieri si sono seduti attorno ad un tavolo a Palazzo di Città. Ho accolto ben volentieri la richiesta da parte della Pescara Calcio insieme al presidente del Credito Sportivo, il dottor Abbodi, di contattare la sovrintendenza per capire come muoversi all'interno di una ristrutturazione e riqualificazione dello stadio Adriatico con i vincoli legati alla storicità della struttura. Noi vogliamo riqualificare e ristrutturare lo stadio Adriatico per renderlo adeguato alle nuove esigenze del calcio nazionale e internazionale. Quindi il presidente Abbodi è la garanzia che su questo progetto c'è il credito sportivo, quindi c'è il livello nazionale di attenzione. Su questo si è deciso di creare un tavolo di lavoro tecnico dove ci saranno i tecnici del credito sportivo e i tecnici della sovrintendenza per capire qual è il percorso per arrivare alla riqualificazione dello stadio Adriatico. E noi siamo pronti a valutare la procedura perché pensiamo che quello stadio possa e debba essere riqualificato per renderlo più attuale. Poi vedremo che cosa emergerà da questi incontri con la sovrintendenza. Siamo pronti a confrontarci, a ragionare. Ripeto, il Presidente della Regione presente conferma la volontà delle istituzioni politiche ai massimi livelli di riqualificare lo stadio Adriatico. E questo servizio ovviamente ci introduce alla pagina di sport, che apriamo con il Pescara, perché restano le difficoltà per i biancazzurri sul fronte delle uscite. Valdifiori, Rizzo, Galano e Marilungo sono le cessioni
più impellenti, ma al momento poco o nulla di concreto, vicende che si potrebbero trascinare fino agli ultimi giorni di questa sessione di gennaio. Ci dice di più Andrea Costantini. Sfoltire la rosa è l'obiettivo principale del Pescara. Finora hanno lasciato il gruppo biancazzurro Nicolò Radaelli, finito in Serie D, e Sirichi Sanogo, tornato al Benevento dopo la chiusura anticipata del prestito. Movimenti minori a fronte di uno importante come l'innesto di Carlo De Risio in prestito dal Bari. E sul reparto di centrocampo si concentrano le maggiori attenzioni sul fronte uscite. Mirko Valdifiori e Giuseppe Rizzo sono gli indiziati principali. Per il primo bisognerà attendere la fine della quarantena a Ravenna. Il giocatore poi tornerà a Pescara per allenarsi col gruppo e avrà modo di sedersi a tavolino col presidente Sebastiani e il DS Matteassi. La cosa certa è che Valdifiori, pur non essendo mai stato impiegato da Auteri in campionato, a Pescara sta bene e si è sempre allenato con professionalità. Su di lui hanno messo gli occhi due club importanti in cerca di rilancio e di leadership in mezzo al campo, Palermo e Siena. Interesse, sondaggio, ma nessuna proposta. Dunque tutto fermo quasi. Giuseppe Rizzo è fuori dal progetto tecnico di Gaetano Auteri e il rapporto si è incrinato dopo l'espulsione con la Lucchese. Il giocatore è un esubero, su di lui si sono informati Catanzaro e Avellino, due società importanti del girone C. Anche se i calabresi sono vicini alla chiusura di un altro centrocampista, Sonas dal Perugia, due piste che potrebbero trovare una svolta nella parte finale del calciomercato, quando le pretese su tutti i fronti possono scendere. Così come è anche il caso, passando all'attacco, di Cristian Galano. Tanti rumors nei giorni antecedenti l'apertura della sessione, ma anche in questo caso nulla di concreto. L'ultima voce accostava Galano al Foggia, un ritorno nella sua città. È solo una idea, ma non è stato mai affrontato il discorso, ha però chiarito l'ex DS del Pescara, ora di nuovo al Foggia, Peppino Pavone. Tramontate le piste, Teramo e Mantova tutto fermo anche per Marilungo. Per Bocic c'era l'ipotesi scambio con Limolese, ma un eventuale ritorno di Nicolas Belloni in biancazzurro passerebbe da una ulteriore sistemazione da trovare per il giovane argentino, anche alla luce della promozione in prima squadra di Blanuta. Belloni, che comunque resta in uscita dal Limolese, come confermato dal DS dei Romagnoli, Martone. Situazione difesa, su Frascatore ci sono gli occhi del Monopoli, ma il giocatore continua ad allenarsi agli ordini di Auteri e non è affatto detto che possa uscire. Spirelli di cessione sul mercato estero per Nzita, con la possibilità di recuperare l'investimento fatto col Perugia, il prestito con obbligo di riscatto firmato nel settembre 2020. Circa Edgar Elizalde, non in organico ora, in prestito al Penarol fino a giugno, lo stesso club uruguaiano potrebbe riscattare il difensore, sul quale però ci sono le allettanti sirene della MLS americana, una cessione che può portare importanti introiti nelle casse del Delfino. E in casa Teramo ora c'è anche l'ufficialità dello scambio tra i biancorossi e il Piacenza. Il terzino Francesco Rillo si trasferisce a titolo definitivo in Emilia, torna a vestire la maglia del Teramo, sempre a titolo definitivo. Lorenzo De Grazia, eccolo in foto, che aveva già militato in Abruzzo per due stagioni tra il 2017 e il 2019. Un biennio positivo per la mezzala mancina di origini marchigiane, prossimo ai 27 anni, che vanta già 68 presenze e 6 reti con la maglia del Teramo. Successivamente De Grazia ha militato nel Modena, mentre l'ultima stagione e mezza è stata trascorsa tra Ravenna e Piacenza. Rillo invece ha chiuso la sua esperienza teramana con 15 presenze in campionato e 3 in Coppa Italia. In Serie D riprogrammati i recuperi di Vastese e Notaresco, restano comunque in bilico per la presenza di casi Covid nei gruppi squadra. Intanto il nuovo protocollo per le partite in ambito LND chiarisce che potranno scendere in campo solo atleti che abbiano il Green Pass rafforzato. La Serie D e i campionati di grado inferiore dilettantistici si adeguano all'evoluzione epidemiologica del Covid nel paese e accolgono un nuovo protocollo per la gestione, tra le altre cose, di partite e allenamenti. Nel frattempo la sosta voluta dal Comitato Interregionale consentirà alle società di smaltire buona parte dei positivi riscontrati al ripristino degli allenamenti, tornare ad allenarsi in gruppo a pieno regime e adeguarsi al protocollo stesso. Il ritorno in campo è fissato per domenica 23 gennaio, quando il Girone F disputerà la
17ª giornata. Antipasto di questo ripristino delle ostilità saranno i recuperi programmati per mercoledì 19 gennaio. Castelfidardo Notaresco, valevole per la 9ª giornata, il recupero del 6 gennaio era saltato per casi Covid tra i marchigiani, e Vastese Montegiorgio, valevole per l'11ª giornata. Si sarebbe dovuta giocare lo scorso 5 gennaio, ma l'ulteriore rinvio è stato causato dal Covid nel gruppo squadra della Vastese. Ma restano forti incognite. La situazione contagi in casa aragonese non è stata ancora del tutto assorbita, mentre il virus ha rifatto capolino nel gruppo squadra del Notaresco. 6 i positivi in attesa di ulteriori test nelle prossime ore. Intanto, come detto, è stato diramato il protocollo per le attività sportive dilettantistiche giovanili, che è di fatto imperniato sulla misura del Green Pass rafforzato. Nel documento si contempla la necessità di uno screening iniziale da effettuare quando si ripristinano gli allenamenti, dopo periodi di sosta prolungata o dopo viaggi all'estero. Con essa l'anamnesi accurata circa eventuali sintomi e gli spostamenti effettuati. Anamnesi che porterà a individuare soggetti nel gruppo squadra vaccinati o guariti dall'infezione e dunque in possesso di Green Pass rafforzato, e soggetti non vaccinati né guariti, sprovvisti di Green Pass rafforzato. Questi ultimi, finché non si doteranno della certificazione, potranno al massimo svolgere sedute individuali. Il punto chiave è che potranno giocare partite ufficiali, tornei e amichevoli, e potranno svolgere sedute di allenamento di gruppo solo atleti dotati di Green Pass rafforzato. Non solo, coloro che hanno la certificazione, una volta superata la fase di screening iniziale, saranno esentati per tutto il periodo di validità del Green Pass rafforzato dal doversi sottoporre a tamponi per partecipare alle partite. Chi resta senza Green Pass rafforzato non potrà svolgere attività né all'aperto né al chiuso. E questo era il nostro ultimo servizio. I contributi che avete visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sulle nostre pagine social. Prossimo aggiornamento con il TG6 alle ore 23. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di serata.